Cercate un antipasto salvatempo e non sapete cosa fare. Guardate questo video. Allora, cominciamo subito. Ovviamente il primo passaggio è lavare e asciugare i pomodori e soprattutto poi con un coltello a lama seghettata magari dobbiamo fare questi tagli di circa mezzo centimetro di spessore. Facciamo questi tagli, però non arriviamo fino a fondo del pomodoro perché la base deve essere unita, non deve essere tagliata, altrimenti poi il ventaglio si andrà a rompere. Quindi tagliamo in questo modo tutto il pomodoro e come vedete questo è il risultato. Vedete che la base non sono proprio andata fino in fondo, l'ho lasciata ben unita. Dopodiché lasciamo il pomodoro da parte e ci comportiamo allo stesso modo con la mozzarella, tenendo ben presente però che in questo caso la mozzarella, poi le fettine, possono essere tagliate ancora una volta a metà, perché questo dipenderà da quanto in profondità riusciamo a mettere queste fettine. Come vedete, allargo i pomodori e inserisco la mozzarella. Come vedete, per fare questo pomodoro a ventaglio servono veramente pochissimi minuti e semplicemente pochissimo tempo anche solo per tagliare il pomodoro e la mozzarella. Dopodiché vi basterà passare la decorazione utilizzando un po' di basilico, così si andrà a riprodurre un po' quella che è la caprese. E poi trasferisco tutti i pomodori in un piatto da portata. Aggiungo leggermente un po' d'olio sulla superficie e un po' di verde giusto per fare qualche decoro. Allora, avete visto, è stato facilissimo, veramente molto veloce. Uno di quegli antipasti che si deve veramente pensare di fare quando non si ha molto tempo e si hanno pochissimi ingredienti magari anche in casa. Un pomodoro, una mozzarella e voilà! Il piatto è servito. Io spero che questa idea vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per non perdere i video futuri. Non dimenticatevi di controllare questi video che ci sono qui accanto e io vi do appuntamento alla prossima qui su Torto di Nuvole. Ciao!